Era la mattina del 22 novembre 2008 quando si consumò la tragedia, nella classe 4D del liceo scientifico Charles Darwin di Rivoli, esattamente 13 anni fa. C'era vento quel giorno e la porta dell'aula sbatté all'improvviso con violenza, poi fu un attimo. Il tetto crollò sui banchi e la polvere coprì ogni cosa, cancellò i sogni e distrusse le speranze. Un ragazzo di 17 anni perse la vita, si chiamava Vito, amava il calcio e romanzi fantasy, un suo coetaneo è costretto da allora su una sedia a rotelle. Oggi è un atleta della nazionale italiana e si è messo in mostra alle Paralimpiadi. 16 I loro compagni finirono in ospedale e riuscirono a salvarsi per miracolo. Da allora, da quel terribile 22 novembre 2008, è la mamma di Vito, Cinzia, che si batte per la sicurezza in tutte le scuole e per farlo ha creato il fondo Vito Scafidi, con interventi educativi in tema di cultura e sicurezza e con molteplici azioni sull'edilizia scolastica. Scolpite nella memoria di tutti sono le parole della madre di Luigi, ex studente della scuola Iovine di San Giuliano di Puglia, crollata nel 2002. A tutti chiedo una sola cosa: che le nostre scuole siano più sicure. Non voglio assolutamente che nessuna mamma e nessun papà, nessuno pianga per i suoi figli.